Buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News 24 Informa, i titoli del nostro telegiornale. Tratto in arresto a Crotone il presunto killer di Giovanni Tersigni. I 57 migranti sbarcati sulla costa crotonese sono ospitati alla Sant'Anna. Prosegue il lavoro della Wiltemp per la vicenda relativa ai tirocinanti. I 100 miglia della Calabria, una 4 giorni dedicata alle automobili. Un uomo di 30 anni è stato dunque arrestato dalla squadra mobile della Questura di Crotone con l'accusa di aver ucciso in un agguato avvenuto nel centro storico cittadino Giovanni Tersigni, di 36 anni, anche lui crotonese. Il presunto killer è stato ripreso da alcune immagini di videosorveglianza comunale. Vediamo. Grazie alla telecamera di Via Risorgimento avete avuto tutti i dati per capire chi era stato ad uccidere il 36enne. La telecamera da sola non basta, la bravura degli investigatori è quella che è il prodotto finito complessivo, cioè la telecamera ha consentito di vedere una persona che lancia qualche cosa vestita in un certo modo, poi la bravura degli investigatori a conoscere il territorio, a conoscere i soggetti, ha determinato poi di raggiungere lo scopo di arrestare l'accusato. Insieme accusato un bulgaro, in casa del bulgaro avete trovato droga? 1,1 kg quasi di eroina, di cui 0,5 kg abbondanti in un unico panetto e le altre divise in varie dosi, ma dosi da 50 a 100 grammi, quindi significa un'importante attività che il bulgaro gestiva probabilmente con altri soggetti. Tenendo conto che c'è una grande paura all'interno del quartiere del centro storico perché sono 3 gli omicidi in poco tempo e questo sta mettendo i cittadini un po'... si chiudono in casa, le dico questo perché diverse persone anziane mi hanno detto noi ci chiudiamo in casa perché abbiamo paura, il controllo c'è. Il controllo del territorio c'è perché, come vi dicevo, 500 persone controllate negli ultimi 2 mesi solo nel centro storico è importante. Quello che posso garantire è quello che ho chiesto ulteriormente al dirigente Le Volanti, che ha voluto fortemente questo progetto che si chiama Neocroton, di continuare su questa strada e non abbandonare il centro storico, perché non significa avendo preso un soggetto che è autore dell'omicidio finisce là. Dobbiamo continuare a perseverare in questa opera di seminare in quel territorio, perché da lì può nascere poi la collaborazione dei cittadini, che ahimè in questo caso è stata nulla. Come diceva il suo collega, l'omertà completa e quindi la ricostruzione dei fatti l'abbiamo ottenuta in virtù di una serie di elementi nell'immediatezza, però poi nessuno ha cristallizzato in una verbalizzazione. Sono stati bravi i ragazzi dai volanti a ricostruire i fatti, sono stati bravi i ragazzi della mobile poi a prendere quegli elementi e svilupparli. L'intervento immediato degli uomini della Polizia di Stato ha permesso di fare chiarezza sull'omicidio che c'è stato sabato sera nel centro storico? Sì, c'è stato un intervento immediato delle volanti prima di tutto, a seguito siamo intervenuti noi come squadra mobile e da lì poi è partita tutta l'attività che si è protratta fino al pomeriggio del giorno dopo, che sta comunque proseguendo per gli eventuali sviluppi e gli ulteriori accertamenti del caso. Grazie a una telecamera in via Risorgimento avete scoperto insomma l'arma dell'omicidio e tutto quello che era stato usato da accusato? Sì, abbiamo battuto a tappeto l'intero centro storico cercando di individuare, di ipotizzare tutte quelle che potevano essere le vie di fuga dell'assassino, del killer. E poi sì, derimente è stata la telecamera, da lì poi si è avuta un'impennata dell'attività di indagine con il ritrovamento dell'arma del delitto e l'immediata individuazione di quello che era stato l'autore del lancio finalizzato al disfacimento, alla liberazione della pistola dell'arma del delitto. Restiamo in tema, abbiamo bisogno di maggiori controlli nel centro storico crotonese dopo ben 3 omicidi. Così si è espressa Caterina Villirillo dell'Associazione Libere Donne e mamma di Giuseppe Parretta, ucciso proprio nel centro storico. Siamo nel centro storico, alla Ferriata, zona conosciuta da tutti quanti. Il centro storico è una zona importante per Crotone, ma dobbiamo dire, da quello che noi abbiamo saputo da tanti cittadini che non hanno il coraggio di parlare, che c'è tanta paura, perché è il terzo omicidio in questa zona. È una situazione che diventa sempre più difficile?
È una situazione che è diventata, diciamo, quasi insostenibile, c'è tanta paura, l'hai detto poco fa, anziani, bambini che giocano qua il pomeriggio, quindi tutti si arrogano il diritto adesso di prendere coltelli, pistole, di fare ognuno la propria vendetta, diciamo, come se la legge non esistesse più. Il terzo omicidio nel centro storico, dove sarebbe opportuno fare dei controlli più serrati, più sicurezza, più vigilanza, più attenzione da parte non solo dello Stato ma delle forze dell'ordine ancora di più, non solo una semplice passeggiata e soprattutto anche più controlli anche in alcuni organigramma, perché il fatto di un sorriso, di una battuta, di essere anche corrotti a volte in alcune cose non ti permette di fare un controllo efferato, e invece Crotone, il centro storico, soprattutto ha bisogno di questo. Quindi chiedo a nome di tutte le città, di tutte le persone che hanno paure, che vivono nel centro storico, dopo il terzo omicidio, che venga fatta non solo la sicurezza delle vite umane, che non solo una situazione di passaggio, che vengono controllate anche le persone che hanno gli arresti domiciliari in maniera più serrata, entrate dentro, controllate, vigilate, fateci dormire tranquilli. E poi il fatto delle telecamere, senza telecamere non si ha nessun controllo, invece questa è una zona che ha bisogno di questo. Sì, come tutti gli altri centri storici d'Italia, no? Quindi dove c'è la cultura, ci sono le tradizioni, quindi facciamo in modo che questo avvenga mettendo più telecamere. Queste famose telecamere, che non sono arrivate nemmeno mai da me al centro, sono quasi oramai 2 anni e mezzo, quindi mettiamo più tantissime telecamere, perché i posti dove c'è più rischio di vita li conosciamo tutti, poi se avete bisogno chiedete. I 57 migranti sbarcati sulla costa crotonese sono stati sistemati nel centro storico d'accoglienza Sant'Anna. Sono al sicuro e stanno bene, come ha affermato il presidente della Croce Rossa. Sì, ieri vi è stato l'ennesimo sbarco, appunto, di 39 migranti, tutti di nazionalità irachena. Sono stati rintracciati al largo delle coste crotonesi, intorno a 80 miglia dalla costa crotonese, intorno alle 3 di mattina. Tempo di trasbordarli su 2 motovedette della Guardia Costiera e di arrivare al porto di Crotone, dove sono arrivati intorno alle 8:30. Sono scesi, stanno tutti bene, sono stati ovviamente trasportati al centro regionale Hub Sant'Anna, all'hotspot, dove è in fase ancora adesso il riconoscimento di questi migranti. Oggi abbiamo numeri abbastanza bassi e quindi diciamo che la possibilità di accogliere c'è. Quello che ovviamente non è cambiato, ecco, in tutti questi anni, è la disperazione di questa gente, che comunque, anche se in numeri meno consistenti rispetto al passato, cerca un futuro migliore presso le nostre coste. Scappano dalla disperazione, dalla guerra, dalla fame, dalla carestia, anche dalla mancanza di libertà, dalla mancanza di acqua, di tutto ciò che in qualche modo può restituire dignità ad una persona. Ecco quello che non è cambiato. Certo, oggi, ripeto, i numeri si sono abbassati, ma comunque le nostre coste sono sempre a prodo, voglio dire, di nuova speranza rispetto, diciamo, alla disperazione di queste persone. E cambiamo argomento, prosegue il lavoro della Wiltemp per la vicenda relativa ai tirocinanti. Domani è previsto un incontro con la Regione Calabria. Dialogo aperto fra la Wiltemp e la Regione Calabria sulla vicenda relativa ai tirocinanti, ovvero 7.000 persone circa impiegati nei comuni e nei ministeri che attualmente non hanno un lavoro. Da mesi il sindacato sta lavorando per una risoluzione della vicenda e domani è previsto un nuovo incontro. Attualmente la situazione è quella di tanti lavoratori che purtroppo cercano un lavoro e non ce l'hanno. Noi con la Regione Calabria stiamo cercando di discutere
per trovare la giusta soluzione affinché innanzitutto non si interrompa un percorso e due affinché si trovino le giuste soluzioni per avviare queste persone a un lavoro vero, perché questo è il nostro obiettivo, creare le condizioni affinché queste persone lavorino. Logicamente nel frattempo che si arrivi a questo tanto agognato lavoro, noi vogliamo che queste persone continuino ad avere un minimo per sopravvivere, perché di questo si tratta. Quando si dà 500 euro al mese a una persona, a fronte di 80 ore mensile gli si dà il minimo indispensabile per sopravvivere, tant'è vero che noi siamo anche dall'idea che necessita anche aumentare l'indennizzo di questa fase transitoria. Ma quello dei tirocinanti, secondo la Wiltemp, è solo la punta dell'iceberg in una regione che necessita di interventi risolutivi. Noi in Calabria abbiamo una condizione occupazionale pessima. Gli ultimi dati ISFOL vedono 2 milioni di persone che negli ultimi 15 anni hanno abbandonato il meridione, vedono un meno 4% di PIL sul meridione, e c'è un meridione nel meridione che si chiama Calabria. Io penso che adesso sia arrivato il momento per dare una svolta a tutto questo. Basta anche le chiacchiere, basta anche i comizi dove praticamente si promettono cose impossibili. È necessario in Calabria un investimento chiaro affinché le persone possano iniziare a fare una vita normale. Necessitano le infrastrutture, necessitano investimenti affinché le imprese possano nascere in Calabria per dare risposta occupazionale alle tante persone che purtroppo un lavoro non l'hanno mai avuto, a tante persone che sono costrette ad emigrare, a tanti giovani che una volta laureati se ne vanno via. Le infrastrutture, le strade, le aziende, le imprese, il lavoro, questo è quello che necessita in Calabria. Inutile parlare di altro. E proseguono i problemi all'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Voli per diverse destinazioni sono ancora bloccati. Il gestore unico aeroportuale SACAL continua con il benestare di ENAC a concretizzare il suo folle progetto di rendere l'aeroporto crotonese uno scalo stagionale. Il 26 ottobre, come se tutto fosse normale, rientrasse in questi assurdi piani uno dei tre voli di linea attualmente operativi, cesserà impedendo a tanti concittadini crotonesi residenti in Germania di poter ritornare. È stata promessa la ripresa di questo volo dal prossimo aprile, ma da oggi i voli non risultano acquistabili. Purtroppo abbiamo già vissuto situazioni simili. Il volo Crotone Pisa, pur viaggiando sempre pieno, è stato cancellato il 31 agosto 2018. Nasce in noi la paura, quindi, che le promesse non vengano mantenute, soprattutto in considerazione del fatto che SACAL continua a non rendere pubblico nessun piano di investimento del suo impegno economico per il Pitagora. Il gestore unico continua a dimostrare di aver solo un fine: mantenere aperto l'aeroporto di Crotone con i soldi pubblici. La SACAL ha questo comportamento solo e soltanto perché ENAC è condiscendente e quindi complice di questa gestione volta a far diventare lo scalo pitagorico un vero e proprio spreco di soldi a fronte di un'offerta volativa veramente inconsistente. Infatti, dopo aver siglato l'accordo con la Regione Calabria e la SACAL, i comuni costieri hanno rinunciato al 15% delle royalties ENI, che dovrebbero corrispondere a circa 1 milione di euro all'anno per i prossimi 3 anni. Quindi significherà che avere il contentino di 3/4 voli di linea, neppure quotidiani, si spenderanno nei prossimi 3 anni oltre 17 milioni di euro. Riteniamo tutto ciò scandaloso e siamo certi che le azioni adottate non siano la soluzione ideale per far uscire lo scalo crotonese dallo stato di precarietà nel quale SACAL, ENAC, Regione Calabria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo relegano, nonostante sia stato inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale. Fra 3 anni, a causa della miopia politica e dello sciacallaggio di SACAL, sarà conclamato che l'aeroporto di Crotone non ha la capacità di poter volare da solo e che lo stesso ha necessità di continui finanziamenti. Con questo spirito, il 26 ottobre ci ritroveremo in aeroporto per salutare con un flash mob l'ultimo volo per Norimberga. Invitiamo tutti a partecipare perché insieme possiamo vincere questa battaglia per i nostri diritti e per il futuro di questo territorio. Noi non rimarremo in silenzio, non rimarremo indifferenti, noi saremo sempre vigili sul nostro scalo perché rappresenta l'unica infrastruttura del territorio crotonese che ci collega al resto d'Italia e d'Europa. 4 giorni per una manifestazione automobilistica itinerante di auto storiche. I 100 miglia della Calabria ha portato nella nostra regione equipaggi provenienti dal sud Italia ma anche dall'estero ed è servita anche per raccogliere fondi da destinare all'associazione Trapianti di Fegato. E vediamo il servizio. Sono stati 20 gli equipaggi ad animare la prima edizione dei 100 miglia della Calabria, il tour organizzato dalla RACI, emanazione del Rotary, che raggruppa gli appassionati delle auto classiche. Da tutto il meridione, ma anche dalla Francia, sono stati in tanti a prendere parte a questa iniziativa, ma anche ad ammirare le bellezze paesaggistiche della regione.
il corteo ha preso il via da Reggio Calabria, tappa poi a Tropea, infine conclusione a Cosenza, il tutto con un intento benefico. Tutti i Rotary sono stati, no, ci sono stati vicini e la motivazione principale di questa manifestazione è la donazione degli organi. E il ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana Trapiantati di Fegato. Il cappello è la solidarietà, la donazione, il trapianto degli organi, e però vuole essere, questo è un numero zero che è destinato ad avere una progettualità che ha come obiettivo anche quello di far conoscere la Calabria in tutti i suoi percorsi, per cui ogni anno verrà organizzato un tour 100 miglia della Calabria, che è un logo, un timbro che appartiene alla Calabria. Di questo siamo orgogliosi del Presidente De Munno, come dovrebbe essere orgogliosa tutta la Calabria, e speriamo che possa diventare come la Mille Miglia famosa, da far conoscere tutto il territorio calabrese in posti che veramente sono difficili da inserire nei circuiti turistici che generalmente si fanno. E per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie e buona serata a tutti voi.